Un applauso a Mr. Mancini. Tu non sei stato, diciamo, un calciatore modello in nazionale, ogni volta ricordiamo la vicenda di New York, eccetera, di quel ritiro. Sei diventato un pochino più comprensivo dal commissario tecnico, si cambia e il Mancini di allora magari se l'avessi dovuto gestire tu. Vabbè, io ho fatto quasi tutto, ho ragione, quindi capisco benissimo i ragazzi che quindi si può sbagliare a volte. E infatti per questo motivo la porta della nazionale è aperta a tutti, anche quelli che magari in questo momento ha avuto un comportamento un po' non giusto e basta insomma chiedere due volte con i compagni e ritornare, e perché come ha detto Daniele, di ragazzi giovani bravi ce ne sono tanti, bisogna dargli la possibilità di giocare, di sbagliare, e questo credo che sia la strada giusta insomma. Che cosa ti ha convinto a rimanere, a decidere di rimanere, di intraprendere questa strada, e nel momento in cui hai deciso di rimanere qual è l'obiettivo che ti sei dato? Sei un uomo che ha sempre fatto sfide, ha sempre affrontato sfide da calciatore, da allenatore, cioè quel giorno che hai detto rimango, rimango perché? Sinceramente non lo so, perché in quel momento lì l'unica cosa è capire che comunque tutto è andato male, non si sa per quale motivo, però è andato male, quindi però il fatto di chiamare la nazionale, credo che vincere l'Europea sia stata la vincere con la nazionale, credo sia la cosa più bella che ci possa essere proprio nel mio lavoro, io vinto da allenatore, da giocatore, quindi però credo che la gioia della nazionale, cioè dare a 60 milioni di italiani una gioia, più quelli che sono all'estero, una gioia così, e quello che abbiamo provato è una cosa incredibile, quindi adesso dobbiamo aspettare 4 anni, però insomma, cercheremo di tirare a vincere il mondiale in America, che è quello il nostro obiettivo, e quindi è stato un po' questo. E poi il fatto che comunque insomma, tutti quanti erano comunque, nonostante la situazione abbastanza difficile, erano molto positivi nei miei confronti, comunque anche i ragazzi, tutto, insomma, questo mi ha convinto.